Nonostante il maltempo che ha flagellato Chiaramonte negli ultimi tre giorni, il Carnevale 2014 è andato in archivio con un successo inaspettato, successo sconvolgente dei giovani che, impegnati nella realizzazione dei quattro carri allegorici, hanno animato l'intera comunità montana con un entusiasmo e un'attenzione che non si riscontrava da tempo. E anche la sagra della salsiccia di lunedì scorso, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, ha fatto registrare numeri di tutto rispetto, con un riscontro che non si registrava anche in questo caso da parecchi anni. Ieri sera la manifestazione conclusiva dirottata al palazzetto del villaggio Gulfi per evitare ulteriori problemi legati alle condizioni climatiche. L'epilogo purtroppo è stato quello che ha caratterizzato questa edizione del 2014. Il maltempo ha impedito di fare la serata, come pure la serata in piazza. Abbiamo optato per fare la premiazione qua al centro sportivo del villaggio Gulfi. Abbiamo fatto la premiazione ed è a loro che va il nostro ringraziamento, perché sono state veramente l'anima di questo carnevale. Ci hanno dato una grande lezione di vita, cioè che ci si può divertire con poco e soprattutto che stando assieme si sta bene. E quindi è stata una bella edizione del carnevale e l'anno prossimo ci rivediamo. Caro vincitore, risultato Sognando l'America con 140 voti, a cui è andato il premio in denaro pari a 3.800 euro. Secondo posto per il carro Figli dei Fiori con 131 voti e un premio di 3.200 euro. Terzo posto perché Circo Quest'Italia con 120 voti e premio da 2.500 euro. Infine ultima posizione per Hollywood Chuck Si Sfila con 108 voti e premio in denaro di 2.200 euro.